10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amici di PUR Radio, eccoci di nuovo qui. Dopo l'approfondimento sul territorio, le notizie, la cronaca, la società, la cultura e lo sport, abbiamo come ospiti l'associazione Urania Astrofidi, che quindi si occupa, insomma, di tutto ciò che riguarda la volta celeste, diciamo così, l'osservazione del cielo. Intanto io vi saluto, grazie Sergio di essere venuto, grazie Lele di essere qui con noi. Raccontateci, astrofili mi fa pensare quindi che, insomma, sia una passione. Assolutamente sì, anche perché la parola astrofilo qui non è per peccare di saccenza, ci mancherebbe altro, perché è pure antipatica, tra virgolette, deriva dalla parola aster, quindi stella, e philos, amico. Questo già distingue, direbbe in modo deciso, quello che è la parola astronomo, cioè avere un esperto, un lavoratore della scienza astronomica, e invece coloro che vi si dedicano per passione e per amore. E quindi ecco la nostra associazione. Diciamo che unite però la passione a tanta tanta competenza, perché uno potrebbe dire sì, la passione, però voi in realtà avete un osservatorio, siete in Valpellice da diversi anni. Di che cosa vi occupate e cosa fate? Allora sì, in effetti l'associazione è nata addirittura quasi 30 anni fa, quindi stiamo parlando veramente di un'associazione che ha una base storica notevole. Tutto quello che è stato costruito con mezzi propri, quindi ecco che la passione ha dedicato anche aspetti economici alla costruzione di quello che c'è, e lo scopo principale di questa associazione, essendo un'associazione culturale, quella di cercare di diffondere l'amore per la scienza. E questo amore per la scienza vuol dire 360 gradi, ma in modo sferico, perché in effetti affrontando la parola astronomia, e quindi portandosi nei confronti del cielo, ma nei confronti dello spazio, del tempo, dell'universo e quant'altro, ci porta a spaziare a 360 gradi su tutte le scienze, comprese poi arte, comprese anche altre forme di legami con l'astronomia. Capito. Ma allora, dunque, intanto dove siete, dove è ubicato l'osservatorio, chi vi vuole venire a trovare, come può contattarvi, come può raggiungervi e quali sono i percorsi che suggerite? Ecco, per... Ma allora, ci sono diversi percorsi didattici. Beh, per trovarci è facilissimo, nel senso che c'è il nostro sito, che è www.osservatoriourania.it, o anche Osservatorio Valpellice, tanto si raggiunge sempre lo stesso luogo. C'è un numero di riferimento, oppure un collegamento che tipico è tipo email, e quindi i soliti contatti. Okay. Non so adesso raccontare i siti, che sapete benissimo come sono fatti. Io mi sono collegato subito per poterlo avere qui. Perfetto. Di fronte e parlando, esatto, bravo. Quindi scorrono con immagini che sono alcune nostre fotografie della volta celeste che è proprio sopra di noi, e realizzate appunto con strumentazioni presenti presso l'osservatorio. Per contattarci è facile, appunto, c'è questo numero di riferimento a cui un gruppo di persone, tendenzialmente sulla decina di persone, giusto per giustificare anche il fatto di aprire, scaldare l'ambiente, certo, tutto qua, aprire strumentazioni, danno quel valore significativo anche all'apertura. Ecco. Certo. E quindi un gruppo può tranquillamente telefonare e possiamo dedicare loro un'intera serata osservativa per chi vuole venire di sera. Ma la nostra attività non è solo serale o notturna, come si potrebbe pensare, perché c'è un astro bellissimo che passa tutti i giorni, si chiama Sole, non a caso, da cui tra l'altro nasce la parola astronomia, perché in effetti la prima stella che si osservò fu proprio il Sole, per lo studio dell'evoluzione delle stagioni del tempo. E molte scuole vengono da noi, diciamo che buona parte della nostra attività è proprio di natura divulgativa, oltre che scientifica personale o di gruppo all'interno, quello che serve per la divulgazione, grazie al fatto che abbiamo una sede, e certo, avendo una sede ci permette di ospitare persone che vanno dai 3 ai 103 anni. Non dico 104 per scherzare, oltre che scientifica personale o di gruppo, ma all'interno, quello che non è per davvero lo studio delle grazie al fatto che abbiamo massa dipendenti. Per il resto, comunque, dalle materne alle scuole, scuole primarie, alle scuole secondarie, alle scuole superiori, tra cui anche molti licei o istituti superiori, e anche qualche
persona che vuole prepararsi all'esame universitario viene tranquillamente da noi, oltre chiaramente poi attività con l'associazione tipo Unitre e per quelli che sono già fuori dal cosiddetto mondo del lavoro che vivono questo stato particolare. Okay. Ecco. Quindi i corsi sono corsi, diciamo così, di natura didattica, ma anche di curiosità. Ecco, se esatto. volessero andare, lo possono fare delle scuole, ma lo possono fare anche dei gruppi di persone che in qualche esatto. modo senza, vogliono appassionarsi, esatto. magari. Senza alcun bisogno di necessità di cultura particolare, ecco. magari solo la curiosità. Ecco, questo è importante, tante volte ci si approccia a determinate tematiche pensando di doverne almeno sapere masticare un qualcosina e si pensa che ci si possa in qualche modo interfacciare a determinati ambienti solo se, però vado almeno se so qualcosa perché se no mi faccio una figuraccia. Invece è vero che ci può direi anche proprio arrivare da profani. Anzi, direi che forse è quasi meglio, anche perché tra l'altro forse una delle capacità migliori che nasce anche con l'esperienza con cui abbiamo mai maturato con il pubblico è quella di cercare di adattare il linguaggio e il modo di dialogare a livello di conoscenza della persona, dell'interlocutore. Questo facilita e mette a proprio agio l'interlocutore e anche noi comunque impariamo ogni volta, perché ogni volta che parli con una persona comunque si impara. Questo sì, senz'altro, ed è molto molto bello sentirlo dire da voi che insomma siete del settore, sicuramente su questo avete tanto da insegnare e in particolar modo da insegnarci forse a leggere il cielo in qualche modo. Ci si prova con mezzi magari molto meno all'avanguardia, però il fatto che ci sia in Valpellice un osservatorio e quindi che ci sia un punto dotato di una strumentazione che consente davvero di approfondire la volta celeste, di studiare il cielo, di in qualche modo andare anche a dare i nomi delle coordinate. Io poi parlo da totalmente profano, Andrea, penso che ci potremmo andare, quindi puoi venire. Vi aspettiamo. Okay. Perché ed è un elemento bellissimo intanto sapere che ci siete e che siete ben radicati sul territorio. Vi è mai capitato di sentire di persone che non sapevano l'esistenza di questo centro? Tantissimi, tantissimi, soprattutto magari a quelli che sono a 100 metri dall'osservatorio. Perché è tipico, quando uno ha le cose lì sotto il naso non ci fa caso. Cioè, a me è capitato, una volta quando abitavo ancora a Torino, di venire qui a Bibiano, dove adesso abito, e di partire volutamente una giornata d'agosto e andare a Torino a fare il turista. Addirittura trascurando la casa mia, che poi era a 300-400 metri, però è stato un modo diverso di osservare quella città, perché quando ci sei tutti i giorni, sei preso dal vortice dell'attività, dei tuoi impegni, e molte cose ti sfuggono. Sì, tu devi andare in qualche luogo con un altro spirito, lo spirito del turista. Questo è molto bello, ed è bello sapere che in qualche modo lo fate già da quanti anni? Particolar modo? Allora, dalla diffusione sul territorio è dal 1989, quindi sono diversi anni. Avevo 4 anni, lo dico. Tu eri proprio giovane, sì, io un po' di meno. Comunque adesso negli ultimi 8-9 anni siamo io e Lele, tra l'altro, che è il direttore dell'osservatorio, che mi dà veramente il mio braccio destro, e con che in qualche modo gestiamo questo ambiente e ci divertiamo un sacco. Sì. L'abbiamo ereditato di fronte a un evento tragico, nel senso precedente, che era stato Romano Vivaldi, molto bravo, purtroppo una malattia ce l'ha portato via. E la situazione critica ha in qualche modo ha quasi coinvolto obbligatoriamente le persone più presenti a prendere in mano l'associazione. È stato un passaggio di testimone. È stato un passaggio di testimone doloroso, adesso, ma che comunque prima o poi forse sarebbe dovuto arrivare. Sì, sicuramente sì. Certo sarebbe stato meno traumatico in ogni caso. Diciamo che ce la siamo cavate senza peccare di presunzione, ci mancherebbe altro, però in questi 10 anni abbiamo lavorato veramente bene e il numero di persone che vengono a trovarci sono sul migliaio l'anno, cioè quindi non è male. Persone l'anno non è male, considerando che nessuno di noi è un professionista, l'osservatorio viene aperto all'occasione, cioè okay. Non è che c'è sempre qualcuno non là, c'è, non esatto, c'è il biglietto, esatto. Quello che il custode dice adesso può entrare o meno, cioè, contatto telefonico, ci organizziamo, c'è un gruppo, vengo io, vado tu, vai tu e così certo. Via. Una domanda così al brucio prima di congedarci, ma diciamo così, il tempo influisce
il fatto che piova o nevichi può influire sulla visione, il fatto che si sia di giorno o di notte, cosa ci permette di vedere? Quali differenze? Tu hai messo il dito sulla fiacca infetta. Qui io abbiamo... ho fatto la classica domanda che avrei fatto se fossi venuto lì. Quindi... Ma certo, certo. Allora, noi abbiamo degli ottimi strumenti, a volte dei pessimi cieli. Okay. Questo è dovuto anche a un aspetto montano. Normalmente le zone montane sono zone di turbolenza atmosferica. E paradossalmente viene da pensare, ah, il cielo è bello, guarda che il vento pulisce tutto, vedo bene. Sì, ma dal punto di vista astronomico vuol dire non vedere nulla, perché avvicinandosi con i telescopi le immagini ballano. Ah, okay. Addirittura sembra che la Luna si diventi infuocata. Okay. Quindi ci vanno quelle serate di atmosfera tendenzialmente ferma, quindi anche una leggera nebbiolina, e magari nella notte senza inquinamento luminoso, perché questo ahimè è un altro dramma, certo, che spesso ci colpisce, e in qualche modo allora riusciamo a fare delle serate ottime, okay, anche ottime fotografie, le fotografie che sono state fatte lì. Quindi... Ci sono sul sito alcune fotografie, ho sì, visto, che potete già, che si, cioè che tutti voi da casa potete andare a vedere collegandovi su osservatoriourania.it. E ci sono anche tutte le varie, insomma, la storia un pochettino dell'associazione, l'osservatorio, gli eventi, gli articoli, i corsi, la biblioteca, i progetti e le iniziative che sono dedicate. Poi c'è un numero telefonico e una mail, quindi scriveteli. Sì. Insomma. Giusto per dare anche un valore aggiunto a quello che viene fatto dalla nostra associazione, che noi siamo un ente accreditato per l'accoglimento dei ragazzi che del terzo e quarto anno delle scuole superiori per il progetto alternanza scuola-lavoro. Ah, ecco. Da noi fanno uno stage. Questo è un attimo. Un aspetto, ovviamente noi ci occupiamo di formazione. La formazione, certo, è diversa dall'addestramento. L'addestramento è un fenomeno tecnico o comunque dell'insegnamento della scuola. La formazione lavora su aspetti anche non solo tecnici, ma anche umani o organizzativi o di suggerimenti su cosa si può fare, certo, per affrontare un tema. Certo. Ragazzi, io vi ringrazio di essere venuti, siete stati fantastici. E ci vedremo sicuramente, perché abbiamo già, insomma, sancito questo accordo, per cui quando ci sono delle notizie da un punto di vista di cielo da raccontarci, noi, i nostri microfoni sono aperti, quindi potete, le nostre porte anche, adesso poi quando farà più caldo le apriremo ancora di più. Insomma, siete i benvenuti e ci potrete raccontare. Grazie a te, vi racconteremo sicuramente gli eventi astronomici più vicini, le attività dell'associazione, tra cui anche attività non sempre solo astronomiche, ma anche culturali o artistiche, che comunque dove l'osservatorio ospita, e poi magari anche, perché no, eventi particolari tipo quello che avverrà il 27 di luglio di quest'anno, ma ne parleremo la prossima volta, okay, perché sarà un evento astronomico straordinario. Ci lasciate con la culina in bocca, sempre è questo che vogliamo. Esatto. Grazie di essere venuti, grazie di essere stati i nostri ospiti, grazie Andrea per la regia, grazie a te, grazie a Dario Mongello per, insomma, le impeccabili e sempre puntuali notizie con autorevolezza da voce pinerolese. Saluto anche l'amica e giornalista Martina per sempre i flash, le ultime ore puntuali, e niente, ci vediamo più tardi, ricordiamo alle 21:30 al nostro Woman Pink Show, quindi abbiamo le donne che ci aspettano, che scalpitano, avranno un sacco di argomenti frivoli, ci portano a spasso per tematiche decisamente femminili, e noi saremo qui a supportarle, giusto Andre? E sopportarle, no scherzo, supportarle soprattutto. Grazie per aver seguito questo video radiogiornale, grazie agli ospiti, grazie alla regia. Un saluto, www.pwrradio.it, www.vocepinerolese.it. Ci rivediamo alle 21:30 con Woman Pink Show. Una buona serata a tutti. Buona serata. Di Pinerolo. Buonasera.